Maurizio Maccagnani significa in Italia e in tutto il mondo la spaziale. Realizziamo questa intervista vicino ad una macchina che non rappresenta il top di gamma della spaziale, la S5. Perché, signor Maccagnani, lei ha preferito partire da questa macchina? Perché questa macchina è stata la macchina che ha dato una svolta molto importante alla mia azienda. Sei anni fa, quando si cominciava a parlare della prima crisi, noi sentivamo l'esigenza di stare molto vicino al nostro partner, che era il torrefattore in Italia, dove i consumi nei locali diminuivano sempre, però volevamo dare ugualmente al cliente una macchina molto performante a livello estetico, ma soprattutto a livello tecnico. Allora abbiamo avuto un'idea e abbiamo portato tutto quello che è la termoregolazione a sonda su una macchina, diciamo, media per il cliente, appunto, che aveva una difficoltà in quel momento con i consumi. Questo ha fatto sì che è stato molto recepito dal torrefattore questa problematica che c'era di, ripeto, sul mercato e di dare qualcosa di più importante sul risultato in tazza. Quindi invece di lavorare con un presostato, qui lavoravamo con una sonda di termoregolazione che ci garantiva una costante termica molto più importante. E soprattutto anche l'efficienza, la praticità che aveva la macchina intervenendo per il tecnico dentro la macchina. Ecco, una delle prerogative della spaziale è l'assistenza tecnica. 4.850 macchine a Milano con tempi di intervento brevissimi, ma non soltanto a Milano, che è una delle capitali del caffè, ma in tutta Europa, in tutto il mondo. Ricordiamo tra l'altro le tre filiali dirette in Romania, Stati Uniti e Brasile, dove la spaziale è presente direttamente. Ma un servizio di assistenza così capillare in tutto il mondo, come è possibile e come l'ha organizzata? Sempre per stare dalla parte del torrefattore che non vuole grane. Sì, no, per noi la cosa più importante, non ci dimentichiamo che noi vendiamo un servizio, quindi per me la cosa importante è proprio quella di vendere un'attrezzatura, però con un servizio importante, quindi l'esperienza ci arriva proprio a tanti anni nel mercato di Milano, dove da sempre abbiamo sempre dato un servizio 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Quindi questo è stato per noi il primo mercato dove abbiamo testato che il servizio poteva essere la cosa che ci dava il plus che avevamo bisogno. E questo succede in tutta Italia, come succede in Europa, come succede da tutte le parti dove noi arriviamo. Per noi la cosa fondamentale è dare proprio un servizio completo al nostro interlocutore, che in tanti casi nel mondo è il torrefattore. Lui si preoccupa sì di fare il cliente, ma il nostro compito è quello di metterlo in condizione che l'attrezzatura sia un problema nostro. Questa strategia della spaziale ha avuto anche un risultato economico interessante. Periodo di crisi, eppure il bilancio della spaziale è cresciuto a due cifre. Quindi una bella soddisfazione. Sì, e questa S5 è un po' il motore di questo sviluppo. È vero. In effetti siamo in un momento dove tutti parlano di crisi, per noi come spaziale è un momento di grande euforia, tant'è vero che abbiamo avuto un incremento, soprattutto nel mercato italiano nel 2012, molto molto significativo, quindi parliamo di un 25-26% in più. Possiamo citare il fatturato globale? Noi facciamo 24 milioni di euro di attrezzatura. Siamo in crescita, cresciamo molto bene, ma credo che la crescita nostra sia proprio derivata dal servizio che noi diamo, prezzo e qualità, ma soprattutto servizio. Oggi sempre di più c'è bisogno di questo, perché è un costo molto importante per la torrefazione. C'è un aspetto particolare di questa S5, ma in generale di tutte le macchine della spaziale. Due viti frontali, sul frontale, che permettono al tecnico di agire, di intervenire in pochissimi minuti e di risolvere qualunque problema tecnico in brevissimo tempo. Sì.
questa è sempre stata la prerogativa dell'azienda. Noi abbiamo sempre cercato di fare la macchina lavorando su quello che è la facilità di intervento, in tanti casi andando a colpire un po' quello che poteva essere il reparto estetico. Per noi la funzionalità è la cosa più importante che ci può essere nella macchina. Quello che lei dice è vero, cioè noi con due viti riusciamo a fare tutti gli interventi che si possono creare all'interno della macchina caffè. Quindi il nostro messaggio è quello di essere il più veloce possibile all'interno del locale, perché chiaramente quando interveniamo noi il locale è sempre pieno e noi dobbiamo mettere in condizione l'esercizio di essere operativo il più presto possibile. Quindi tante volte sacrifichiamo un po' quello che è l'estetica alla funzionalità del prodotto. Ma Cagnani, oggi vendere una macchina direttamente a un barista è impossibile? Il vostro cliente, il vostro interlocutore è il torrefattore che non vuole assolutamente grande. Quindi una macchina che abbia un'efficienza assoluta e un servizio d'assistenza immediato. Questa è la chiave di volta della spaziale, che, alla quale poi si aggiunge un'estrazione del caffè in tazza sempre perfetta. Sì, anche con un modello, questo S5, che non avrà tutti i display dei vostri top di gamma, quindi ha un costo ragionevole, però fornisce tutte le informazioni necessarie a un'estrazione in tazza perfetta e una garanzia assoluta. Questo è un po' il motivo per il quale questa S5 è la macchina che lei guarda con più tenerezza. Sì, no, questa è stata la macchina che noi ci ha cambiato un po' veramente la vita aziendale. 6 anni fa, per darle un dato, noi avevamo fatto un programma di introdurre sul mercato più o meno 8.000 macchine in 2 anni di questo modello, e nei primi 2 anni ne abbiamo messe 18.000 di S5 sul mercato mondiale. Quindi per noi è stata una macchina che ha avuto un successo da subito. Ma il successo, ripeto, nasce perché la macchina ha un prezzo molto competitivo, esteticamente molto bella, ma soprattutto ha un'estrazione fantastica. Quindi il torrefattore, che come dice lei oggi e anche ieri era il nostro interlocutore, perché chiaramente non avendo la possibilità di vendere più direttamente all'organizzazione commerciale come succedeva tanti anni fa, oggi sembra così, ma è diventato più selettivo il mercato, perché il barista, non pagando più le attrezzature, ha bisogno di un'attrezzatura che funzioni molto bene e che abbia un servizio impeccabile, perché lui è molto esigente. Ma Cagnani, nel mondo delle macchine del caffè parlare di innovazione è sempre molto difficile. L'importante è l'estrazione del caffè in tazza, oramai ci siamo arrivati. Però se lei dovesse pensare alla S5 del futuro, come la vedrebbe? Che cosa penserebbe di modificare? Su che cosa interverrebbe? Ma sa, io penso che quello che funziona molto bene, noi abbiamo un brevetto che ormai non è più un brevetto, però siamo nati... Perché sono passati 20 anni. Più di 20 anni, sono passati 42, 43 anni. Quindi di conseguenza oggi è una cosa che si è vista, rivista, tutto bene. Però ancora oggi noi lavoriamo con quel sistema che c'è sempre il contraddistinto, che noi abbiamo la circolazione termosifonica a vapore invece che acqua. Questo ci dà ancora oggi un plus molto importante, soprattutto in tanti mercati come l'Europa, dove abbiamo una concentrazione di calcare molto importante. Noi col calcare abbiamo bisogno, come tutti i nostri competitor, dell'addolcitore, ma laddove troviamo l'esercente poco attento, noi lavoriamo tranquillamente, senza grosse problematiche, perché nella circolazione termosifonica a vapore, il vapore è un distillato dell'acqua e non porta a calcare. Quindi questo ci dà un plus importante sul nostro competitor. In tutta questa sua grossa esperienza, Macagnani, c'è un aspetto forse poco noto. Lei è anche un barista, lei gestisce dei bar e ha anche un rapporto annuale con i produttori di verde in Brasile, con i suoi dipendenti, segue tutta la filiera. Questo le permette di avere un prodotto macchina, siamo sempre su questo S5,
di livello superiore rispetto a quello che potrebbe essere per altri che non conoscono tutta la filiera del caffè. Diciamo che io non è che faccia proprio il barista, c'ho una passione, cioè la mia passione è la caffetteria, tutto quello che è legato a questo mondo, quindi mi piace molto toccarlo con mano e io sono uno molto operativo, quindi per me la caffetteria è il dopo lavoro, quindi c'è chi va in palestra, io vado nella mia caffetteria, mi diverte molto, questo mi piace, però allo stesso tempo mi insegna tante cose, perché spesso e volentieri mi metto dall'altra parte del bancone, quindi questo mi permette che quando poi progettiamo una macchina capiamo soprattutto le esigenze che può avere il barista, di che cosa ha bisogno uno che lavora dietro il banco, della semplicità, del servizio, e torniamo lì. Per quanto riguarda la conoscenza del caffè, è vero, io ho una filiale in Brasile da 3 anni, la spaziale in Brasile è molto forte e abbiamo una collaborazione con tanti produttori di caffè verde. Questo ci mette in un'altra posizione molto importante nel momento in cui con i nostri collaboratori torrefattori ci possono essere particolari difficoltà di coltivazioni nella stagione, è piovuto poco, è piovuto tanto, quindi noi abbiamo una conoscenza importante di quello che può essere il caffè verde, quindi ci aiuta molto nel discorso della trasformazione. Un'ultima domanda, Maccagnani, per un'azienda come la sua che segue moltissimo la progettazione. Semplicità, servizio, qualità in tazza, conoscenza della materia. C'è un problema che riguarda tutto il mondo, il problema dell'energia. Ecco, sul fronte del risparmio energetico, che cosa sta facendo la spaziale? Sì, per noi è uno degli argomenti molto importanti, però che qui non vorrei sembrare il più bravo, però il nostro sistema ci permette di avere 3 vantaggi enormi. Già da sempre, quindi da 40 anni a questa parte, solo oggi si parla di questo. Uno di questi vantaggi era proprio che noi abbiamo un consumo energetico molto inferiore ai nostri competitor. Questo proprio come progettazione. È chiaro che anche noi siamo molto sensibili al discorso dell'energia, nelle macchine stiamo già, i top di gamma ce l'hanno, stiamo lavorando sulle macchine medie per avere proprio nei momenti di non lavoro un abbattimento dell'energia. Quindi già i top di gamma hanno questo, stiamo portando tutto questo anche sulle macchine medie. Bene, ringraziamo il signor Maccagnani che significa la spaziale, che ha voluto realizzare questo servizio, questa intervista vicino non a una macchina top di gamma, ma la S5, che però racchiude tutti gli aspetti essenziali di quelli che sono gli aspetti dell'azienda spaziale.